Confindustria Toscana Nord ha pubblicato il report sull'export manifatturiero relativo al terzo semestre 2023 per i territori di Lucca, Prato e Pistoia, che vede quest'ultima segnare unica un seppur flebile segno positivo, più 0,3% sullo stesso periodo del 2022, a fronte di un calo di quasi il 6% della vicina Prato e del 3% circa di Lucca. Tre però le premesse necessarie per leggere correttamente il dato. La prima riguarda il fatto che nella seconda parte dell'anno il rallentamento economico si è fatto più intenso un po' ovunque. In secondo luogo, i dati Istat registrati nel report non indicano i volumi ma solo il valore della merce esportata, su cui incidono i costi di materie prime, energia e gas, oltre che i prezzi di vendita dei prodotti. In ultimo, il confronto con il 2022, particolarmente positivo per il rimbalzo post-Covid, può risultare penalizzante, specialmente per alcuni settori. Fatte le dovute premesse, però, L'andamento risulta di fatto stabile senza troppi scossoni in nessuno dei settori più rilevanti, anche se per quanto riguarda il tessile moda si registra un dato negativo, come accade anche nel distretto Pratese, in tutti i vari ambiti, compreso il calzaturiero, eccezione fatta invece per l'abbigliamento e la maglieria. Bene l'alimentare e anche il ferroviario: gomma, plastica, chimico, apparecchi elettrici e cartario sono invece accomunati da prestazioni negative, che scontano però il confronto con un 2022 di grado. Grandi risultati. Non va bene neppure il settore dei mobili, incluso quello dei materassi.